Allora noi adesso ascoltiamo volentieri Monsignor Felice Accrocca perché ci può dare un'idea sicuramente con la sua competenza, tra l'altro, di che cosa San Felice ha rappresentato nella storia dell'ordine, anche in quel contesto della storia della Chiesa, attraverso alcuni tratti di quel processo Sistino, abbiamo visto il Papa Sisto V, che è proprio quel primo processo che fu messo su per capire perché c'era questa grande fama di santità di quest'uomo che era morto in una maniera, cioè nessuno l'avrebbe detto, ecco, anche se qualche suo confratello diceva, ma chi lo avrebbe pensato? E invece poi per 3 giorni fu visitato e venerato il suo corpo, divenne popolarissimo, già lo era, ma ancora di più dopo morto. Perché Monsignor Felice Accrocca? Perché è un amico dei Cappuccini, è uno studioso di francescanesimo, da 31 anni è membro dell'Istituto Storico dei Cappuccini di Roma, ed ecco perché anche la sua conoscenza con il caro e indimenticato padre Mariano. Viene quasi dalle nostre parti perché Monsignor Felice, tra l'altro una felice coincidenza che ti chiami come San Felice, ci chiamiamo addirittura il suo patrono, è del clero della diocesi di Latina, Terracina, Sezze Priverno. Dal 2016 Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo metropolita di Benevento. Oltre ad essere un grande appassionato e studioso del francescanesimo, è stato docente di storia medievale alla Pontificia Università Gregoriana per 20 anni. È autore di numerose pubblicazioni, sia scientifiche ma anche divulgative. Vi inviterei a trovare su internet qualche pubblicazione, per esempio sulla figura di San Francesco e sulle fonti, che veramente si legge che è una meraviglia, perché scrive molto bene, tra l'altro. Alcune edite anche da case editrici cattoliche molto note, tipo l'edizione San Paolo. Però è studioso del movimento francescano, tra l'altro è qui, diciamo non per questo, però ha a che fare con i santi perché dal 2020 è anche membro della Congregazione Vaticana delle Cause dei Santi. Fu lui, come accennavo all'inizio, il vero motore di quel bel convegno che dedicammo a padre Mariano Dall'Atri, il percorso di uno storico del 2008, con una sessione alla sala consiliare, e la sessione conclusiva proprio qui dove intervenne proprio lui. Tra l'altro Monsignor Felice ha curato gli atti di quel convegno con degli studiosi di fama internazionale, che è stato pubblicato con lo stesso titolo, Mariano Dall'Atri, il percorso di uno storico, proprio dall'Istituto Storico dei Cappuccini. Quindi lo ringraziamo perché ha trovato il modo e il tempo di venire qui da tutti i suoi impegni, e perché poi dimostra ancora una volta questo suo legame molto profondo, scientifico ma anche affettivo, col mondo del francescanesimo e dei cappuccini in particolare. A te. Padre Rinaldo. Come titolo, ovviamente la fonte è il processo, perché questa è la fonte a cui tutti ci rifacciamo, cioè a cui vorrei dedicare anche questo breve intervento alla memoria di Mariano Dall'Atri, alla quale sono particolarmente legato, e anche ricordare Padre Daniele, l'ho conosciuto bene. Lo intitolerei, come suo uomo, il frate quasi plagiando un po', ma poi mi dico perché, un film, il titolo di un film, il frate che parlava ai cavalli. E c'è un famoso miracolo, poi miracolo non è, quelli dicevano era tutto miracolo, se li guardi quei criteri oggi non se ne salva nessuno come miracolo, ma proprio questo ci porta invece l'uomo, ecco, vorrei tenere anche l'uomo. Non sappiamo quanto è nato in realtà. Se si legge il dizionario biografico degli italiani, che poi è il maggior repertorio d'Italia, lì con falsa sicurezza si dice è nato il 18 maggio 1513. È nato circa nel 1515. Perché?
Il testo in processo dice: quando ci fu il sacco di Roma, lui aveva circa 12 anni. Quindi giorno e mese non li sappiamo, l'anno è probabilmente il 15. Quindi nel maggior repertorio che abbiamo in Italia, questa cosa è tutto sbagliata di San Piano. Ma te l'ha capito come succedono certe cose, succedono. Lui serve in questa famiglia i figli di Città Ducale, quell'incidente dal quale uscì illeso del miracolo, perché la lama del cuore gli sfiora le carni, ma lo lascia illeso, entra tra i cappuccini. Brevi di volo, qui a dopo il noviziato, a Fiuggi, dove fra Bonifacio da Anticoli, da Fiuggi, proprio il suo maestro, che poi testimonierà al processo, aveva 90 anni quel frate, e allora 90 anni ci arrivava nessuno, e invece quello era ancora lucidissimo e testimoniò il processo. Quindi qui Monte San Giovanni Campano, Tivoli, Viterbo, Tivoli, poi questo si gioca in un brevissimo spazio, a Roma si sta più di 40 anni, e lì vicino all'Università Gregoriana, proprio attaccata a dove oggi l'Università Gregoriana, tra Piazza della Pilotta e Fontana di Trevi. È un'esistenza tutto sommato ordinaria, simile a quella di tanti altri frati questuanti di cui la storia non ha tratteduto nulla, neppure il nome di molti di loro. E tale fu giudicata dai suoi confratelli. I confratelli in fondo sembrarono non accorgersi di che pasta reale aveva fatto quell'uomo, con cui vivevano pure con i racconti. Se ne accorse il popolo romano, il popolo romano di santi, di fanfaroni, di cialtroni, ne ha conosciuti a bizzarre, e quindi ci ha chiuso nel distinguere l'oro dall'ottone. Per cui quando morì fra felice la notizia si diffuse come scintille rosso su un campo di scoppie, per cui il convento fu tratto d'assalto. Pensate, da piazza Santi Apostoli, che oggi, passando costeggiando quella che era ed è la curia del generale dei conventuali, c'era tutta una fila che arrivava fino al convento, perché se non si poteva passare, insomma, c'era questa, è chiaro, queste sono le tradizioni orali giganti, ma comunque la folla, voglio leggere alla fine proprio una testimonianza che dice quello che successe. Mattia Bellintani da Salò era stato poi una figura importante nell'ordine, e che scrisse una delle vite più antiche, di cui l'originale italiano è stato ritrovato e pubblicato di recente da Vincenzo Piscolo, perché avevamo l'edizione latina che è apparsa negli Atta San Polo, ma l'originale italiano era perduto, l'ha ritrovato e pubblicato nel 2012 Lorenzo. Dice: volle il Dio che servisse questo glorioso transito suo, cioè la morte di questo frate, perché muore durante un capitolo generale. A Roma c'erano centinaia di frati e vivono tutti quello che succede. Dice: questa morte servì per prediche, le quali sono comparsi nei capitoli generali, delle quali a questa volta nessuna si fece, cioè non si fece nessuna predica quella volta. Volendo per allora il Dio che la santa morte di un povero laico valesse più che i dotti sermoni dei predicatori. Cioè, non ci furono prediche, quella morte fu eloquente, parlò, valse più di tante prediche. Ne su fu informato Sisto Pinto, e questo impose al guardiano del convento, Santi da Roma, abbiamo visto l'immagine, abbiamo quel Santi Tesauro che fa anche un famoso commento alla regola dei frati che fa la scuola, quindi impose di raccogliere le testimonianze. Sisto Pinto impose, andando contro la regola, perché il processo cominciò, si può dire, prima che lui fosse calato nella fossa. E questo è una fortuna per noi, perché le memorie si cominciarono a raccogliere subito e i ricordi erano freschi e vivi. Fra Bonifacio, ecco, lo citavo prima, da Anticoli, fra Bonifacio da Fiuggi, che aveva allora 90 anni, dice, conservava una straordinaria lucidità mentale e una invidiabile memoria, era stato il maestro di noviziato di Fra Felice. L'ha citato anche questa testimonianza prima padre Renato.
asserì che quando si fece frate era un tozzotto che era di ferro e non sapeva leggere né scrivere. Quel frate illetterato, che con Fra Bonifacio ebbe più confidenza forse che con qualsiasi altro, seppe ingannare però Fra Felice, ingannò anche il suo maestro, perché questo frate dice, e quasi discolpandosi, diceva, non mi sono reso conto. Dice, io gli aveva grande emozione, cioè io avevo un alto concetto di lui, ma non tanto quanto è riuscito che Dio benedetto ha fatto apparire. Cioè, questo frate dice, Dio ha visto più lontano di me. Io avevo un concetto di questo frate, ma non quello che poi Dio aveva. Chi l'avesse creduto che pareva un uomo salvatico? Era forestico, dice questo, no? Era un uomo forestico, tutto sommato, non rubile, no? E boschivo. E farlo morire a un capitolo generale, dice lui, no? Vede come anche la coincidenza della morte per lui la vede come un piano di Dio. Dice, farlo morire, che c'erano tutti i padri loro, cioè tutti quei padri che venivano dall'estero videro quello che è successo, quello che fece il popolo romano. Uomo salvatico. Eppure Bellintani, Mattia Masalò, lo dipinge uomo senza curialità e gentilezza. Era rimasto in sostanza quell'uomo, quel che era stato per i primi tre decenni della sua vita, e non poteva essere altrimenti. Eppure quanta sostanza di Vangelo in quell'esistenza semplice, che percorreva con gioia le vie di Roma insegnando canzoncini ad adulti e bambini, e con quel mezzo efficace parlava di Gesù e della Madonna. Ne abbiamo recitate alcune insieme. Sapeva parlare però anche ai dotti, ha citato anche questo episodio prima padre Rinaldo, fra Alessio da Sezze, che per lungo tempo fu compagno di questo, ma perché uscivano due a due. Raccontò questo episodio delizioso, dice, un giorno andai con Fra Felice in casa di Messer Bernardino Piscia, avvocato, ed entrando nel suo studio, nel quale era una gran quantità di libri intorno, e in capo alla stanza vi era un finestrino con un crocifisso, quindi tutti i libri e una parte, e Fra Felice dette una girata intorno a quei libri, e arrivato davanti al crocifisso chiamò Messer Bernardino, che era presente, e gli disse, vedi tu questi libri? Sono fatti per intendere questo. Mostrò il crocifisso. E poiché i santi sanno riconoscersi, ecco se vuole, su questo, quando si incontravano per Roma lui e San Filippo Neri, e c'erano questi duetti molto belli, in fondo due santi nei quali il tono dell'allegria, della gioia cristiana appare, come dire, evidente. E poi quella saggezza per cui, già citata a Borromeo, lui sa indicare un paio di articoli, un paio di emendamenti, dice che né tanti uomini di dottrina di spirito l'avessero mai avvertito. Ciò che da un uomo senza lettere fu notato. E di questo riuscì, no? Quello è la grazia di Dio che ti fa capire. Un uomo concreto, e tale resta anche da frate. Io vorrei fermarmi un po' più sul miracolo, sto famoso miracolo del cavallo. Che succede? È uno dei miracoli più famosi. Poi quando lo vediamo, tutt'è questo qualche miracolo, ma ci fa vedere l'uomo, perché un cavallo aveva infilato un piede in un'inferriata e poi non riusciva più a tirarlo fuori e si era imbizzarrito, si era
come si accostava la gente, quel posto spacciava, si muoveva, nutriva, sfumava, e succede un macello, no? Si possono riorganizzare i fatti mettendo, incrociando, scelerando un po' la triplice testimonianza. Di Lelio Cicala, che è il padrone dell'animale, di Giulio Galanti, al quale il fatto fu narrato dallo stesso Cicala, e poi di Fra Matteo da Costa, che al momento dei fatti si trovava assieme a Fra Felice, poiché i due erano usciti quel giorno alla cerca del vino. È da notare che Matteo da Costa aveva già testimoniato qualche giorno prima, poi si ricorda e dice: questo non l'ho detto, e di nuovo si reca dal giudice una seconda volta proprio per riferire questo fatto miracoloso. Anzitutto il tempo. Secondo Lelio Cicala il fatto era avvenuto 7 anni prima, secondo Matteo circa 6 anni, i ricordi 80-81. Questo significa però che Fra Felice ha già più di 65-66 anni. A quell'epoca non sono pochi, si moriva già di fino. Lelio Cicala aveva allora circa 60 anni quando testimonia. Secondo il suo racconto, lui stesso e Fra Felice si trovavano a ragionare qui in sala, quindi erano in casa, sul piano piazzato c'era la scala, il giardino, e dove c'era questa inferriata, il cavallo aveva messo, loro erano su a ragionare, e dice: quando sentirono un rumore nel giardino e fattomi innanzi, andato a basso, trovai gente che erano corsa al rumore del mio collegro di 3 anni circa, il quale aveva messo il suo piede destro dentro la ferrata del detto mio cortile. E al cavallo non mi si poteva accostare nessuna persona per tirare calci e dare le zampate, forzandosi di cavare il piede fuori dalla ferrata. Il cavallo si era incastrato e non riusciva più a tirare fuori. Non fatichiamo a immaginare il trambusto, gli urli, la gente che arriva. Secondo Matteo da Costa, l'animale sbatteva grandemente e si buttava a terra e faceva cose grandi. I risultati però di tutti erano scoraggianti, perché riconobbe Lelio Cicala, non era possibile. Cioè nessuno si poteva avvicinare, non riuscivano a calmare il cavallo. Cosa fa lui? E qui torna fuori l'antico domatore di buoni, l'antico bifone. E in questo Fra Felice si affacciò a capo la scala esterna, faccia, sotto, vide il caso e ne scese a passo. Non ebbe bisogno di pensarci neppure un attimo. L'antico bifolco ricordava bene il proprio mestiere, capace ancora di praticarlo ormai dopo quasi 40 anni che stava dai franchi. E subito disse, questa è la testimonianza, questo è il mantello di San Francesco, dicendo del suo mantello. Secondo Lelio Cicala, Fra Felice avrebbe pigliato il mantello di qua e di là e l'avrebbe buttato sul collo del cavallo. Più dettagliato e anche più logico invece Fra Matteo da Costa, perché dice: stando il cavallo in piedi, Fra Felice gli mise il mantello sopra la testa. È più grande, questa è la... queste sono cose che io ho preso, io non ho fatto il bifolco come Fra Felice, ma leggendo Tex Vida, di cui sono lettore incarnito da una vita, gli indiani fanno vedere: quando vuoi calmare un cavallo, un animale, lo devi oscurare, quello non deve vedere più niente, dopodiché lo riesci a portare, perché il cavallo non vede più niente. Allora, seconda cosa, dice: gli mise il mantello sopra la testa, e io ci detti un po' la mano, ma non mi si assicurai molto dubitato. Cioè, Fra Matteo gli dà un po' la mano, ma si tiene, no? Che il cavallo si fermò. Ecco, Giulio Galanti, quello invece a cui l'hanno raccontato, riferisce un particolare ulteriore. Uno può dire: ma questo non c'era, se l'è inventato. Via. I racconti a volte sono confusi, ma il discorso è logico, no? Perché lui dice che dopo aver buttato il proprio mantello sul collo del cavallo, con le braccia sue
teneva il collo al cavallo, ma è chiaro che deve fare questo movimento, perché se no il cavallo come comincia se il cavallo muovendosi fa cadere il mantello dalla testa e torniamo da cavallo 12. E probabilmente, come dice Marco, e come sappiamo, probabilmente fra Felice, conoscendo il mestiere per tenere il cavallo, avrà parlato anche dolcemente all'orecchio del cavallo. Perché quello bisognava, come sappiamo, un po' anche no. Allora, credo che qui torna l'antico mestiere, quest'uomo, dopo 40 anni, guardate che concretezza. Ecco il frate che girava le case di Roma, che entrava in ogni casa, che era richiesto, no, di tutte le cose, gli attribuivano miracoli. Erano questi miracoli. Sono miracoli di una saggezza umana, evangelico-umana, di un uomo che sa parlare il linguaggio della gente, che sa entrare come tanti frati cercatori, ma nell'ordine chi ha mantenuto la predicazione itinerante? I preti? No, i preti predicavano nelle chiese. I frati laici, questo anche, raggiungevano tutte le capanne, le case dei pastori, per le cose, si fermavano a dormire i casolari nel momento della cerca, la sera raccontavano storie dei santi, passate con quanto stupidacci erano lì, però davano santini, questa era la. Quante vocazioni hanno portato all'ordine? Quanti bambini hanno riportato sé dei collegi serafici? Da Stilologia. Padre Pio entra tra i cappuccini per un frate cercatore, ma là i cappuccini non c'erano a Pietro Regina. Lui li conosce attraverso questo frate testuale. Quale padri entravano nelle case di Roma? Mattia Bellintani? Mattia Bellintani sta la chiesa per il cavallato, in alza e ma nelle case con la gente, con tutti, che ci fanno? I frati lasci, i questuanti. Allora cosa ci trasmette quest'uomo? Vissuto ormai 5 secoli fa, e pur tuttavia contemporaneo. Ma il primo tratto che colpisce, da quale furono colpiti tutti, i frati, quelli che entravano, le case in cui entrava, è quello di un uomo che fa onore al suo nome, Felice. Fra Alessio da Sezze disse di averlo visto sempre allegrissimo. Quando andava per strada, molti secolari lo pregavano che andasse a visitare i suoi infermi. Dice, c'è una malata, vieni qua, fagli la consegna di loro. Per la devozione che aveva in lui. Ed esso vi andava allegrissimamente e li consolava con certe sue parole, mozze e devote. Parole semplici. Un'allegria che non era frutto di superficialità, ma espressione di una ben precisa visione della vita, che si traduceva in una gran capacità di comprensione e in una buona dose di pazienza. Sapeva riprendere, però, tuttavia con un certo calmo, lui che pure era un uomo salvatico, come disse Fra Bonifacio. Fra Giovanni da Pagliano asserì. Non l'ho mai visto scorrocciare potremmo dire il nostro linguaggio, ci Madonna, ecco, non l'ho mai visto uscire fuori dalla grazia di Dio. Ed entrare in impazienza se non per cose mal fatte e per zelo che aveva bene. E quando vedeva un abito sottile, un abito ricercato nei frati, e che stesse bene a qualche padre, se ne burlava e lo riprendeva. E quando lui udiva qualche predicatore e gli era domandato, Fra Felice, che te ne pare? Che te ne pare di questo predicatore? Lui diceva, poco dico e poco fo, o manco fo. Questo era il detto famoso del Beato Egidio, che a un predicatore sulla piazza di Perugia disse, tu ripeti quello che ti dico, po, molto dico e poco fo. E i maestri di noviziato, perché lui non conosceva ovviamente, non sapeva leggere, ma i maestri di noviziato non lo insegnava, probabilmente l'ha imparato da Fra Bonifacio, e lui non lo ripeteva, no, ai predicatori. Fra Giovanni da Pagliano, dunque, non l'aveva mai visto scorrocciare, se non per cose mal fatte, dice.
Anche Fra Angelo da Penne, laico, coetaneo di Fra Felice, perché dice adesso deve avere circa 72 anni quando testimonia il processo, poco tempo dopo la morte, e 72 ne aveva, erano coetanei. Dice interrogatus paziente, pazienza risponde, perché il processo Mariano, l'introduzione la scrive in latino, tutte le note sue in latino, il testo ha le note dei giudici in latino e le testimonianze in volgare di chi risponde. Interrogato sulla pazienza, no? Dice, ma era paziente sto fratello, dice, questo risponde. Non l'ho mai visto scorrocciare, pure questo dice. Solo per zelo della povertà e qualche cosa mal fatta, e perché la nostra chiesa fu ampliata, quello che ci dava prima, noi si arrabbiamo per la chiesa concreta. Stette molto tempo che non forse entrare in quelle cappelle di laggiù nella nuova, ma stava alla messa dentro all'altare maggiore che era nella chiesa vecchia, e che alla nostra povertà bastava quella piccola, dice, non ci serve una grande. E dice, e che non ci mancava chiese per Roma per gli altri, cioè, se gli altri vogliono le chiese, e non è piena le chiese, dobbiamo farla grande noi, a noi ci basta questa, lui per tanto tempo non vuole entrare in quella chiesa grande. Leggo solo e chiudo qualche passo della deposizione di Fra Pietro da Penna, che ci diciamo ora. Un uomo allegro, ecco, se rispondessimo questa visione di allegria nell'esistenza, di ottimismo evangelico. Questo era un uomo che tribolava, andava sempre scalzo, dicono, la ricordano pure con i piedi che poi si ricuciva con lo spago dietro, e poi dice invece quando morì il corpo era, no, tutto questo mondo non era. Ma dice Fra Pietro da Penna, il concorso fu grandissimo e tra gli altri il cardinale Santa Severina e Giulio Antonio Santori, che era protettore dell'ordine. Il secondo di non poter mai entrare in chiesa per la gran moltitudine che era non solo in chiesa del luogo, ma fuori del luogo. Anzi, i fratelli nostri che si ritrovarono di fuori, i frati che stavano fuori, volendo entrare, gli fu necessario entrare alcuni per le muraglie, arrampicarsi sui muri, perché non potevano passare, erano la gente, non li facevano passare. Altri per una porta non usata da una parte dell'uomo, e il simile fu fatto da quelli che portarono la cassa per seppellirlo, cioè quelli che dovevano portare la cassa per mettercelo dentro, non potevano entrare in chiesa, dovettero passare per i muri. E tanto fu grande il concorso della gente e strepito che fu necessario che il primo giorno portare il detto corpo in sacrestia, dubitandosi che non ne venisse qualche male, perché erano totalmente soffocate le persone, che gridavano con diverse voci con le quali dimostravano che vi era pericolo di morte, onde molti saltavano sopra i canali degli altari, ed essendo da noi precati, da noi frati, che descendessero, anzi per dir così violentati, ne pregavano che li lasciassimo stare con dire volete che affochiamo, volete che soffochiamo, salivano sugli altari laterali. Ecco, questo fu il fascino esercitato da quel frate che pareva uomo salvato, e che il popolo romano resta a suo santo. Era la saggezza dell'uomo semplice, la saggezza degli umili del Vangelo. È una saggezza semplice che ancora oggi lui riversa sugli uomini del nostro tempo, come il tempo sul popolo romano, nelle vie di Roma. Io credo che varrebbe la pena di meditare questa lezione, perché in fondo è vero che ci siamo complicati la vita. Forse ce la siamo presa anche più pesante.
Sua Eccellenza ci ha dato veramente un quadro interessante attraverso queste alcune testimonianze, no, di questa figura straordinaria. Pensavo soltanto all'aspetto della missione, senza tante teorie, i cappuccini l'hanno fatta, hanno portato veramente la fede, la Chiesa tra la gente, proprio nei posti più disparati. Ecco, grazie infinite, ma anche l'amore della povertà, l'amore, questa testimonianza di allegria evangelica, veramente. Quindi ce ne ha fatto vedere proprio la contemporaneità, anche il messaggio che può lasciare oggi alla Chiesa e ai cristiani in generale. Ecco, grazie infinite. Un attimo di pazienza ancora, lo so che siete molto bravi, grazie intanto della vostra partecipazione. Ringraziamo anche per il servizio del nostro Marcello, ci sarà una registrazione di questo incontro su Ciociaria Web TV, vero? Anche la sessione di ieri. Grazie molte.